presentato alla 30ª edizione del Salone del Libro di Torino dal Consiglio regionale e dagli Stati Generali dello Sport e del Benessere, il libro sulla vita e l'impegno civile di Arthur Ashe, il grande tennista morto nel 1993, primo ed unico nero a vincere il prestigioso torneo di Wimbledon nel 1975 e ad avere condotto, anche da capitano, più volte alla vittoria la compagine statunitense in Coppa Davis. La coerenza di Arthur Ashe è stata la forza della sua vita. Come può una persona passare attraverso tante vicende diverse e rimanere coerente? Sì, la forza di questo grandissimo atleta e uomo del passato, ma molto moderno, è che lui ha interpretato in chiave sportiva quella che oggi in termini psicologici verrebbe inteso come il viaggio dell'eroe. Quindi è passato attraverso le varie fasi dell'evoluzione, mantenendo la fedeltà a quel momento e poi interpretando la vita, oltre allo sport, nel modo che in quel momento la società gli stava chiedendo. Quindi una grandissima forza interiore che però non è innata, ma lui ha sviluppato giocando a tennis e mantenendo sempre uno sguardo curioso e interessato verso la società, scoprendo poi che la magnitudine di un campione è direttamente proporzionale alla sua capacità di emozionare. La motivazione in un atleta è forse la cosa più importante. Arthur Ashe se l'è portata nella vita. Come può un atleta riuscire, e un uomo riuscire in quello che è riuscito lui, con questa qualità fondamentale per lo sportivo? Ma fondamentalmente grazie al linguaggio universale che lo sport permette di avere. Lo sport è uno strumento potentissimo di narrazione, ovviamente per fatti agonistici e sportivi, e Ashe è stato prima di tutto un grande campione sportivo, è stato vincitore di Wimbledon, vincitore della Coppa Davis svariate volte, poi è stato un campione particolare, è stato uno di quei campioni che hanno messo al centro non solo il proprio gesto tecnico, ma anche la voglia e la volontà di cambiare un po' il mondo intorno a sé. La sua è una storia struggente, fatta di lotta contro discriminazioni. Lui nero, paradossalmente il primo atleta nero a vincere Wimbledon, quindi uno sport decisamente per bianchi, quindi troppo bianco per essere nero, ma troppo nero per essere bianco, quindi vivendo un po' sempre fuori posto. E poi la storia della sua malattia, che lui decide di raccontare in prima persona, in particolare rivolgendosi alla figlia, che è davvero struggente, e chiude il libro con una lettera meravigliosamente malinconica.